Nel primo video di questa serie abbiamo parlato di un'auto mossa da un normale motore, benzina o diesel, unito a un altro motore elettrico alimentato a batterie. Un binomio che dà vita a un'auto ibrida. Alla ricetta oggi aggiungiamo un terzo ingrediente, una presa elettrica. Un elemento semplice che allarga i confini dell'ibrido portandolo fuori città. Un ibrido che così diventa plug-in e con la possibilità quindi di ricaricare le batterie anche tramite una normale presa elettrica. Questo perché la presa è collegata alle batterie che, in un'ibrida plug-in, sono più potenti rispetto a quelle di un'ibrida normale. Ad esempio sulla Kia Niro sono da 8,9 kWh, 7,34 in più rispetto alla Niro ibrida normale. Possono quindi assicurare una maggior percorrenza a emissioni zero, ma hanno bisogno della linea elettrica per fare il pieno di elettroni, pur mantenendo la possibilità di ricaricarsi in frenata. Così si entra in una nuova dimensione dell'elettrificazione, quella che fa fare i conti coi tempi di ricarica. Per fare il pieno infatti al motore a pistoni ci vogliono pochi minuti, mentre per arrivare al 100% di capacità delle batterie sono richieste soste più o meno lunghe, ma ne parleremo più avanti. Quello che non cambia fra i due ibridi invece è la logica di funzionamento. Il principio di funzionamento di un'ibrida plug-in infatti è identico a quello di un'ibrida senza presa di corrente. I due motori sono collegati alle ruote e muovono l'auto, o assieme o da soli, a seconda delle condizioni, dello stile di guida e dello stato di carica delle batterie. Sempre nel caso della Niro però, se il motore a benzina rimane in 1600 ciclo Atkinson da 105 cavalli, l'elettrico cresce di potenza e raggiunge ora i 44,5 kW, ovvero 60 cavalli. Anche sotto il cofano non ci sono differenze. Il 1600 benzina ciclo Atkinson è sempre qui, così come il motore elettrico. Le differenze solitamente le si notano aprendo il bagagliaio. Batterie più capienti infatti occupano maggiore spazio, a discapito della capacità di carico. Sulle auto nate per essere ibride normali o plug-in, come la Kia Niro, questo limite è molto meno rilevante, perché le batterie vengono sapientemente nascoste sotto i sedili passeggero e nel vano sottostante il pianale del bagagliaio. La differenza tra le capacità di carico quindi sono minime e non dovete rinunciare a portare con voi i bagagli. Lo stile di guida invece è quello di una ibrida normale, quindi bisogna essere molto dolci, lasciare scorrere l'auto così da ricaricare le batterie anche senza la presa di corrente e viaggiare il più possibile a emissioni zero. Posso però confessare, si può essere un po' più bruschi che su un'ibrida normale, questo perché le batterie più capienti e il motore più potente accettano anche accelerazioni più decise, facendoci comunque marciare a emissioni zero, avvolti nel silenzio dell'elettrico, e fino a circa 120 km orari. Significa che, come me in questo momento, si viaggia a emissioni zero anche su strade extraurbane. Non ci credete? Guardate il computer di bordo. Eccola la grande differenza tra ibrido normale e plug-in. Quest'ultimo è davvero un ulteriore passo verso la mobilità elettrica perché permette di viaggiare a emissioni zero, anche se per circa 50 km, 58 sulla Kia Niro che ho guidato. Per i classici commuter, o per dire all'italiana i pendolari, è l'ideale perché permette di non bruciare nemmeno un millilitro di benzina quando si percorre il classico tragitto casa-lavoro e viceversa. Spesso poi sulle ibride plug-in si evolve anche il navigatore, che ci indica la presenza di colonnine pubbliche di ricarica e calcola il percorso in base alla loro presenza lungo il tragitto. Oppure possiamo essere noi a decidere come utilizzare il sistema ibrido. Non è raro infatti che sulle plug-in ci siano pulsanti che permettono di selezionare tra differenti modalità di guida, scegliendo se prediligere la marcia in elettrico o preservare la carica delle batterie, oppure se ottenere il massimo dalle due motorizzazioni, per una guida un po' più sportiva. Per vivere al meglio, le auto ibride plug-in ci vogliono loro, le colonnine di ricarica. Secondo dati di fine 2017, in Italia ce ne sono circa 4.200, alle quali poi vanno aggiunte quelle nelle abitazioni private e all'interno delle aziende.
Avere il box, compresa di ricarica, e lavorare in un'azienda che offre colonnine per i propri dipendenti sarebbe il massimo per chi guida tutti i giorni un'auto ibrida plug-in. Così infatti mentre si dorme e si lavora le batterie fanno il pieno, pronte ad alimentare il motore elettrico quando serve. Anche perché c'è bisogno di tempo. A seconda delle capacità delle batterie e del tipo di linea di corrente, il tempo di ricarica varia sensibilmente, passando da circa 8 ore a mezz'oretta. Prendendo come esempio la Kia Niro, ci vogliono 9 ore per passare da 0 al 100% della capacità con una linea da 120 volt e 2 ore e mezza se ci si attacca a una rete a 240 volt. Certo, bisogna poi mettere anche in conto un prezzo di listino superiore a quello delle ibride normali. Prendendo sempre il caso della Niro, la plug-in costa 6.700 euro in più rispetto al top di gamma ibrido normale, con benefici evidenti nei costi di gestione. Se il vostro tragitto giornaliero non supera la cinquantina di chilometri, il benzinaio lo vedrete una volta al mese. Le ibride plug-in rappresentano quindi un ponte ideale fra le ibride normali e le elettriche, una sorta di uovo di Colombo che permette di percorrere un bel po' di chilometri a emissioni zero e a velocità superiori rispetto a quelle cittadine, senza soffrire della classica range anxiety di chi guida auto 100% elettriche.